È evidente che il problema della sicurezza rispetto a fatti criminali di questo tipo è un problema più generale. È chiaro che anche che noi non possiamo essere il paese del giorno dopo, dell'antimafia del giorno dopo, per cui diventiamo sensibili a particolari misure quando si verificano le stragi di mafia o gli omicidi di mafia. Guardiamo la tragedia anche di Lampedusa, insomma, Non ci interroghiamo il giorno dopo. possiamo L'abbiamo detto prima. interrogarci il giorno dopo, non possiamo interrogarci neppure rispetto a questi fatti il giorno Certo. dopo. Quindi la politica e i governi devono costruire delle politiche rispetto a tutti i fronti, compreso quello scolastico, per evitare, per prevenire che possano accadere dei fatti così gravi. Il dibattito sulla sicurezza nelle scuole è stato uno dei temi trattati nella puntata di oggi di Eventi Quotidiani insieme all'assessore alla pubblica istruzione Piero Gurrieri, il quale ha ricordato l'importanza della giornata celebrata ieri in memoria della professoressa Nobile. Parlando di sicurezza nelle scuole, l'amministratore Iparino poi ha detto che la scuola non può essere militarizzata, eppure non possiamo essere il paese del giorno dopo. Per questo è stato avviato un'interlocuzione con il ministro Carrozza. Il tema della sicurezza è evidentemente un tema che bisogna affrontare. Bisogna affrontare non militarizzando le scuole, ma bisogna affrontare attraverso un maggiore controllo. Diciamo che il personale, qui è accaduto, che ovviamente è in prevalenza un personale assolutamente responsabile, ligio ai doveri, immune da ogni possibile problema, no? Problema di questo tipo, però dobbiamo capire quanti entrano nelle scuole. Dobbiamo capire come anche degli estranei non possano entrare nelle scuole e io credo che da questo punto di vista abbiamo chiesto al ministro di poter sottoporre, di poter verificare queste problematiche anche in collaborazione con le forze dell'ordine e con le prefetture. Però evidentemente poi vi è il campo educativo, il campo pedagogico.